10 partite già in archivio, 4 in programma fino a domenica. Si rinnova la magia dei Final Days di pallacanestro giovanile nella cornice del Cusbari. A più di metà del cammino può dirsi già un successo la manifestazione a cura del comitato FIP Puglia, che concentra tutte le finali dei campionati giovanili non ancora disputate in una sede unica e in una sola intensa settimana di gare. 5 i titoli regionali già assegnati. Cusbari in under 19 maschile, Olimpia Gioia in under 16 e in under 15, Nuova Matteotti Corato in under 13 e Supporto Taranto in under 13 femminile. Si aggiungono i primi posti delle fasi argento ottenuti da Fortitudo Trani in under 19, Caleia Basket in under 17, Virtus Brindisi in under 16, Sporting Club Bitonto in under 15, Murgia Santeramo in under 13 maschile. Ma al di là di vincitori e vinti, i Final Days restano un appuntamento sentitissimo da parte di società, giovanissimi cestisti ed accompagnatori, soprattutto dopo 2 estati di stop forzato a causa della pandemia. Abbiamo visto tante belle partite con tanto pubblico sia nelle gare pomeridiane che in quelle serali, partite spesso combattute, con tanta voglia da parte dei ragazzi di giocare, di vincere, di portare a casa il titolo o comunque il risultato. Direi che sono stati tutti soddisfatti di queste giornate di gara e a maggior ragione noi come comitato. In palio restano i titoli maschili under 17 e under 14 e il titolo femminile under 13, più la fase argento del campionato under 14. Al Cusbari si gioca al ritmo di 2 partite al giorno, alle 17 e alle 19:15. Ancora tante emozioni prima di darsi appuntamento alla prossima stagione. Abbiamo visto società in rappresentanza di tutte le province della regione e quindi questo già è un gran bel risultato che adesso ci lascia ben sperare per la prossima stagione e per la riproposizione di questa manifestazione.